Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati, ben ritrovati sul mio canale. Finalmente il video sul calendario dell'avvento. Lo voglio aprire insieme a voi. Intanto vi mostro il mio bellissimo calendario e vi spendo due parole su questo calendario perché l'ho acquistato su una pagina Instagram. Magari vi lascerò il link in info box perché questa ragazza non vende soltanto calendari dell'avvento, ma naturalmente vende prodotti suoi, quindi trucchi, prodotti per la skincare, cosmetici. La pagina si chiama Grace Cosmetics, comunque ve la lascio in info box, ed è stata così gentile da praticamente andare a riempire il mio calendario non soltanto di make-up come generalmente viene fatto, ma più con prodotti di skincare che sono quelli che io preferisco maggiormente. Il calendario si apre praticamente in questo modo, naturalmente è arrivato confezionato con tutto il pacco, quindi è proprio una scatola e all'interno ci sono le caselle. Mi diceva questa ragazza che lei ha acquistato questo contenitore su Amazon e poi è andata a riempire le varie scatolette con i suoi prodotti. Non mi ha spoilerato nulla, è stata davvero brava e quindi adesso andiamo finalmente ad aprire le varie caselle e vi mostrerò proprio in diretta la mia reaction perché credetemi io non ne ho sbirciato neanche una assolutamente. Quindi direi di cominciare subito con, ok, stanno iniziando a cadere, di cominciare subito con la casella numero 1, quindi la prima. Vabbè, io lo poggio qui e man mano vi faccio vedere le caselle. Allora, la numero 1. Vediamo cosa contiene. Allora, se riesco ad aprirla, sì. Ok, cos'è? Guardate. Credo che siano, che sono, anzi. Ah, ok. Sono praticamente dei mini gloss fatti in questo modo. No, vabbè. Sono delle mini size di gloss, troppo carini veramente. Quindi questo con gli avogadi, ci sono l'avogado e questo con tutti i glitter messo in questa confezione davvero graziosa. Infatti la peculiarità di questa ragazza è che vende tutte queste cose così sfiziosette. Quindi la casella numero 1 è andata. Andiamo alla 2, la 2. La numero 2, un topolino che sarebbe, no, vabbè, profumo di limone, un gloss al limone. Forse la luce non rende particolarmente, però comunque è un gloss. Aspettate che lo chiudo, eccolo qui, a forma di topino. Ok, numero 3, qui questo è bello grosso, il numero 3, vediamo cosa contiene. Sì, bellissimo, bellissimo. Allora, questo qui ha la vitamina E, guardate quanto è grosso questo pacchetto, è un siero alla vitamina E, antietà. Vediamo se riesco ad aprirlo e a mostrarvi anche il pack perché è davvero un prodotto bello grande. Allora, vediamo un po'. Verrà un video abbastanza lungo, quindi mettetevi comode. No, vabbè, graziosissimo. Davvero grazioso, veramente. Un pack troppo carino e poi la vitamina E veramente è qualcosa di eccezionale per la pelle. E quindi questo troppo troppo contenta, non vedo l'ora di metterlo all'opera. E così è andata anche la numero 3. Va bene, poi li sistemo. Numero 4, quindi 4 4 dove sei? For, non lo trovo. Vediamo se è sotto. Nine.
sono messi uno sull'altro, quindi il numero 4, non lo vedo io. Forse qui, questo è il 9. Vabbè, non trovo il numero 4. Forse sotto questo? No, neanche. Lo cerco e arrivo. Trovato, era nascosto sotto il 17, numero 4. Ta-da! No. Troppo bello, veramente troppo troppo carino. Un altro gloss. E profumano anche. È un gloss o uno smalto? Me li devo guardare poi con attenzione, ma sapete che forse è uno smalto? Però lo smalto con questo scovolino così non può essere, quindi deve essere necessariamente. Ah, tranne che il gel per le sopracciglia. Gel per le sopracciglia. Quindi numero 4. Ok, scatoletta numero 5. 5. Che bello l'emozione. Allora, numero 5, questo che è un lip balm alla mela verde. Come vedete, sono tutti confezionati, quindi poi li aprirò per bene. Magari successivamente sicuramente li troverete anche in altri video, così ve ne posso parlare. Quindi la numero 5 andata, numero 6666, vediamo un attimo un altro balm. Questo è al cioccolato, sì, al gusto cioccolato, cioè vabbè, buonissimo, buonissimo. Non vedo l'ora di annusarli. Ok, 6. Adesso abbiamo il numero 7, che vediamo dov'è. Vediamo dov'è il numero 7. 7. Eccolo qui. 7. Una maschera. Sì, una maschera con acido ialuronico. Idromask. Con acido ialuronico da provare assolutamente. Poi. Ah, intanto qui c'è il bigliettino, eccolo qua, dove c'è scritto thank you. Allora, dopo il numero 7 abbiamo 8, vediamo un po' dov'è il numero 8. Il numero 8 qua, eccolo qui. 8, quindi colore viola. Questo un gloss con i brillantini, quindi un lip gloss. Numero 9, quindi 9, perché sono scritti in inglese. Numero 9. Questi sono dei rossetti liquidi, sempre con questa forma graziosissima, cioè sono anche pratici oltretutto da poter portare in borsa, quindi molto molto carini. Numero 10, 10, 10, 10. Numero 10. No, troppo bello. Quello con l'unicorno, questo è bellissimo, questo lo volevo, ci speravo che lo metteva. Questa è praticamente una cipria. Guardate quanto è carina la spugnetta piccola. Una cipria unicorno, troppo bella, troppo troppo bella. Quindi cipria a unicorno per la numero 10. Poi 11. 11. Molto più grande. Cosa c'è? No, vabbè. La spatola. Ah, ho capito. Le maschere labbra, guardate. Oh, è caduta. Ok, sono dei foglietti. Sono foglietti per le labbra. Troppo. Che profumo.
Troppo bella, veramente. Solo il pack di questo è graziosissimo. Troppo contenta. E la numero 11 è andata. La 12, anche questa è una bella scatoletta grossa. Guardate, cominciano a terminare. Numero 12, 12, 12. Sì! Spray per il corpo. Shimmer. Shimmer Mist Body. E credo che questo dovrebbe essere l'effetto quello là con tutti i glitter autoabbronzante, quindi prodotti per il corpo. Adoro, adoro. Ok, il 12 è andato. Numero 13, eccolo qui. Mi sta sembrando tipo una tombola. Numero 13, altro gloss con altre colorazioni e altre profumazioni, cioè non potete capire i profumi che hanno questi prodotti, cioè sono fantastici. Altro gloss. Cerco di essere un po' più rapida perché veramente sennò viene un video lunghissimo. Andiamo alla 14. Che cos'è questo? Brow Fixing Soap, un sapone. Non so, vediamo se riesco ad aprirlo così. Ho capito che è un sapone. Aspettate. Allora, c'è uno scovolino e c'è questo con lo scovolino. Quindi che cosa sarà? Qualcosa forse per gli occhi, per le sopracciglia. Ah, ecco, ok, si apre così. E anche questo è un gel per le sopracciglia. Allora, praticamente lo vedete che è tutto trasparente, ma in realtà questo è un gel. Quindi si passa lo scovolino e si va praticamente, si va a passare il gel nelle sopracciglia. Cioè, ottimo. Io questo non ce l'avevo completamente. Cioè, perché non ce l'avevo, di che adesso ne ho due. Wow. E poi guardate quanto è carino lo scovolino. Bello, bello anche questo. Cioè, quantomeno sono prodotti comunque sia che anche nel tempo li andate ad utilizzare. Perché io, ad esempio, non sono molto assidua o fanatica dei trucchi, quindi ombretti, tutte queste cose qua. Quindi sicuramente questi gloss, oltretutto poi sono anche piccoli, si consumeranno in nulla. Quindi il 14 è andata. Andiamo ad aprire la casella numero 15. Oh, un'altra maschera. Questa è invece quella riparatrice. Ok, quindi quella è acido ialuronico e questa è riparatrice. Le maschere sono sempre dei buoni alleati per il nostro viso. Io ne utilizzo davvero tante. Quando voglio rilassarmi, la maschera è, direi, quella super consigliata. 15, andiamo a 16, quindi la numero 16, anch'essa viola. Che cos'è? Ah, una maschera, un'altra maschera per le labbra. Guardate che graziosa la scatoletta. Cioè, sono graziosissimi i pack, le scatolette, veramente sono. No, 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 no. Stupendo, stupendo. Io amo queste cose. Guardate. Ok. Si va praticamente a prendere il prodotto e andarlo a passare nelle labbra, quindi ho sia i foglietti che questo sotto forma di gel. A questo punto, Lip Sleeping Mask. Quindi sì, praticamente un lip che fa da maschera, evidentemente, o tipo un effetto scrub. Comunque troppo troppo graziosa, cioè mi sta piacendo veramente tantissimo. 16 e manca la 17. 17, altra graziosità. Guardate con lo stecco, questo è un gelatino ed è al gusto di ananas e anche questo è un gloss. Quindi come gloss io direi che non ne comprerò per un bel po'. Cioè, guardate qua, spettacolo. E come si apre adesso? Vediamo. Ah, ecco, ok, si gira. E voilà, colore va sull'aranciato, non so se rende proprio in camera, è un rosso aranciato molto molto carino. Cioè,
Alla fine, se volessi fare anche un pensierino, ho tutte queste cose graziosissime, veramente. Quindi 17, top. 18, 18, scatoletta rosa. Maschera. Questa qua all'avogado, wow, Real Essence. Buonissima, non vedo l'ora di usarla questa all'avogado perché ha veramente delle ottime proprietà anche rimpolpanti della pelle, quindi questa super super top. Dunque 18, 19, 19, 19, 19. Oh, troppo troppo carino. Vediamo un po'. Gloss trasparente. Lip oil, vediamo per che cosa è lip oil. Lip oil, quindi sicuramente per le labbra, un olio per le labbra. E direi che ha una sua utilità. Ok, 19, stiamo arrivando. Allora, 20, 20, 20, 20. Guardate quanto è carino. Rossetto, e credo che sia nelle tonalità del cioccolato caffè. Aspettate che sto perdendo un pelo, lo butto qui. Ok, sì, colore cioccolato. Buonissimo, troppo carino, davvero troppo carino. Sembra tipo una lucetta. Bella. 20, 21, viola. No, vabbè, questo devo capire cos'è. Questo devo chiedere aiuto. Allora, questi sembrano essere due orecchini. E questo cos'è? Vediamo se si apre. Non si apre. Non riesco ad aprirlo, quindi non so cosa sia. Credo che questo chiederò a lei. Perché? O sta così, o comunque deve avere un senso. Non c'è scritto nient'altro, quindi non lo so. Penso che chiederò a lei. Perché non si... Ah sì, si svita. Si svita, si svita. Mistero? Cosa sarà? Ah, un eyeliner. Un eyeliner. Sottile anche, quindi abbastanza facile da passare. Ottimo. E gli orecchini come mai? Boh, forse gli orecchini li ha inseriti così. Sono due orecchini a forma di mela. Sì, non la vedrete mai sicuramente. Vediamo se riesco a mettervela a fuoco. Comunque sono due orecchini a forma di mela. Grandiosi. Ok, 21, 22. Troppo carino, poi vabbè rosa con lo scovolino rosa, di che stiamo parlando? Con tutto il tappo glitterato, wow. Lip gloss anche questo, cioè i pack sono straordinari. Ok, 23, penultima. Questo. Con tutte le ananas davvero carinissime. Un profumo stratosferico. Avrò voglia di utilizzare tutte queste cose davvero. Flower oil. E numero 24, ultimo. Un altro rossetto. Questo è un po' più chiaro di quello. Velvet matte. Sì, mi sembra leggermente più chiaro, perché quello verde è più sul cioccolato, questo è un po' più chiaro. E questo è quanto. Bene, quindi il mio calendario si è svuotato. D'altra parte la capisco anche perché lei generalmente vende tantissimi prodotti riguardo appunto le labbra, il gloss, gli occhi, quindi d'altra parte la capisco anche che non avrebbe potuto riempire
scatolette così piccole con prodotti per skincare. Quindi, insomma, ha messo comunque delle cose che anche nel tempo le posso utilizzare, per cui sono veramente rimasta contentissima. I top, proprio top, davvero, che sono questi, davvero, che solo questi costano un bel po', quindi sono rimasta davvero molto, molto soddisfatta. Io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, se l'avete visto fino alla fine, e ci vediamo prossimamente. Ciao!